Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E comincerei con, anche se posso sembrare un po' in anticipo, a fare qualche lavoretto per Pasqua, perché in effetti ci vuole il suo tempo per fare questi lavori e visto che l'anno scorso appunto mi è stato detto che avevo iniziato un pochino tardi, quest'anno ho deciso di risolvere un po' il problema, o perlomeno ci provo e quindi ho cominciato per tempo. Allora, il video di oggi sarà un video carino, ma vedrete semplicissimo. Quindi si potranno preparare queste decorazioni pasquali veramente con pochissimo materiale in maniera semplice, ma viene fuori qualcosa di carino. E dunque, per cominciare, prendo il mio solito libro che ho preso dai libri praticamente al macero perché aveva perso delle pagine. E cosa faccio? Vado a ritagliare dei pezzettini. Direi che questi possono bastare, se poi dopo ce n'è ancora necessità, ne posso aggiungere. Allora, cosa faccio? Dunque, per facilitarmi il lavoro, utilizzerò il mio righello che avete già visto tante volte e che ormai usate, ho visto tanti di voi lo usano. Vado a togliere dai fogli le parti bianche perché non le voglio, voglio solo le parti scritte e in questo modo faccio in frettissima e ottengo anche i bordi un pochino strappati, che è quello che mi interessa avere. Quindi io in questo modo vado a togliere i miei bordini, così spreco anche meno, sapete che io ho un po' la paranoia dello spreco, quindi così spreco anche meno foglio perché se lo fate con le mani vi assicuro che vedrete che andare dritti sarà molto difficile, a meno che non lo fate con un righello normale, quindi non vi vengono le parti strappate, invece così rimane un lavoro più finito. E poi cosa vado a fare? Vado anche a recuperare così delle striscioline, non fatele troppo grandi perché quando poi le andrete a incollare sull'uovo, visto che l'uovo ha una forma arrotondata, se voi fate dei pezzi troppo grandi vengono a crearsi dei vuoti, delle bolle d'aria, perché comunque la carta non aderisce perfettamente se è troppo grande. Quindi vi consiglio di tagliare delle strisce, così tipo queste, in questo modo qui. E poi cosa vado a fare? Vado ancora a strappare, diciamo, a metà almeno i miei pezzettini, in modo da avere veramente della carta così piccolina, in modo che si adatta perfettamente. Per esempio, vedete, questa è un venuto un po' più spessa, magari la faccio in tre, così mi servirà per chiudere qualche parte nella parte centrale dell'uovo che è più larga. Quindi, colla. Potete usare la colla della colla vinilica diluita o la colla che avete per il decoupage, la colla che avete, diciamo che non è importante la colla che usate, basta che vi permetta di utilizzare la carta, di incollare la carta e vado pian piano ad attaccare i miei pezzettini, ma in maniera veramente irregolare, non è che non dovete fare niente di così preciso. L'unico consiglio che vi do è quello di, sapete che io sono sempre lì che cerco di recuperare, di non sprecare, di non, chi mi conosce lo sa, ma in questo caso vi dico, non elemosinate la colla, ma mettetene una dose importante perché così, insomma, vi permetterà di incollare bene la carta, perché considerate che questa è carta, non è carta di riso, non è quella carta sottile sottile. Quindi, se voi non la bagnate bene con la colla e non mettete una dose generosa di colla, rischiate che poi non incolli bene, che rimangano le bolle. Quindi, abbondate un pochino. In questo modo, noi andiamo a ricoprire tutto il nostro uovo di polistirolo. Così. Vedete che è un'operazione veloce, semplice, non c'è niente di, una volta che ci prendete la mano, è una cosa molto molto veloce. Ah, vi faccio vedere sulla punta dell'uovo, che è quello che vi dicevo prima. Allora, io adesso attacco ancora questo pezzettino, poi in questa parte qua, che chiaramente è più piccolina, quindi c'è un po' più di curva, per evitare di, cerco di farlo, ce l'ho fatta, sì, senza lasciare l'uovo. Mettiamo dei pezzettini più piccolini da incollare, vedete, così non
Non si vengono a creare fessure, non si vengono a creare bolle. Andiamo a riempire il nostro, la nostra punta, il nostro fondo dell'ovetto con questi pezzi di carta più piccolini. Così. Così rimane più semplice gestirli e andare ad incollare. Io li ho preparati un po' così. Ecco. Guardate come viene. Così viene perfetto. Se voi aveste messo qui dei pezzi di carta più grossi, vi assicuro che non riuscivate ad incollarli bene e si creavano gli spaziettini e non veniva un lavoro fatto bene. Invece così voi avete tutto perfetto. Ok. E procediamo a ricoprire tutto il nostro uovo. Una volta che abbiamo ricoperto completamente il nostro uovo con la carta da libro, andiamo a dare ancora una passata di colla dappertutto, in questo modo qui, e asciughiamo. Io ho realizzato altri due ovetti nello stesso modo e adesso vediamo come decorarli. Volevo decorarli in tre modi diversi, così almeno vi do tre idee diverse su come appunto si possono realizzare. Allora, come primo sistema utilizzerò questi fiorellini che ho ritagliato e lavorato semplicemente in questo modo con il mio attrezzino, ma ve l'ho fatto vedere tante altre volte, quindi non perdo tempo a farvi vedere questa operazione. E sono i fiori che ho ritagliato dal mio kit di carte digitali che trovate nel mio negozio online. Per questo tipo di lavoro ho ritagliato i fiorellini più piccoli di questi due colori. E ora voglio andarli ad applicare su una delle uova. Allora, utilizzerò, volendo, se voi non avete gli spilli potete utilizzare anche la colla, ma io utilizzerò gli spilli perché il bello anche dell'uovo di polistirolo è che si può utilizzare lo spillo per decorarlo. E questo mi permette anche di utilizzare. Allora, così diciamo che con lo spillo faccio più in fretta perché io in questo modo qui utilizzo le paillette e adesso un attimo, perché tra che non ci vedo e tra che sono microscopici, ne faccio uno, ne prendo uno così faccio vedere quello che ho in mente e poi li attacco tutti quanti. Allora, paillette ne ho presa più di una. Vedete che ho inserito una perlina, vediamo un po' se riesco, sì, così vi fa lo zoom. Una perlina e una paillette all'interno dello spillo, così. Ora non mi resta nient'altro da fare che puntare il mio fiorellino così al centro, in questo modo qui, ed andarlo ad attaccare così sul mio ovetto. Ok? Vedete che carini che rimangono. Adesso li andrò ad alternare come colore. Ne ho tagliati di un po' più chiari e di un pochino più scuri. Quindi faccio lo stesso lavoro per tutti i miei fiorellini. Quindi vado a pescare qui una mia perlina, ok? Poi una paillette. Ora ne prendiamo uno più scuro e li vado a creare, diciamo, una sorta di disegno. Adesso vedrò man mano che lo realizzo come mi piace montarlo.
Direi che questi possono bastare. Ne ho ancora uno, ma non lo inserisco. Vedete che ho fatto una decorazione con questa forma. E direi che non mi dispiace. Quindi stopperei così. Ora. Ho realizzato, non ve l'ho fatto vedere perché l'ho già fatto in altri video, queste decorazioni con i miei fili da ricamo a punto croce, che come vi ho detto le altre volte ne ho veramente tanti perché il punto croce è stato un periodo della mia vita e quindi ne ho veramente tanti e quindi questo praticamente ho intenzione di inserirlo sempre puntando in questo caso il mio fil di ferro che ho utilizzato per finire la decorazione, lo punto nel basso e lo inserisco così andiamo anche a decorare la parte sottostante. Vado ad inserire magari un po' di colla così allora un attimo che aggiungo anche un po' di colla così, anche se comunque leggero e non c'è problema perché non viene sicuramente giù, ma giusto così per sicurezza. Ok, ho messo anche della colla così rimane più attaccato. E adesso passiamo alle altre uova. La parte superiore la facciamo tutta alla fine. Allora, dunque il secondo uovo lo voglio decorare in maniera completamente diversa. Allora, prendiamo il mio pizzo con l'adesivo. Vado a prenderlo perché non l'ho preparato. Allora, eccoci qua. Quindi prendiamo questo pizzo adesivizzato che vi ho già fatto vedere che ho usato in tanti miei lavori, quindi ne vado a ritagliare la misura che mi serve. Mamma mia, io non so voi, ma quando faccio questi lavori adesso voi vedete la parte bella pulita così dove cerco di tenere un minimo d'ordine, ma se vi facessi vedere quello che c'è intorno è un disastro, è pieno di roba che non trovo più niente quando mi serve. Allora, ok, la misura più o meno ci siamo. Quindi, stacchiamo il biadesivo. Questi prodotti chiaramente li trovate nell'elenco dei miei prodotti, dei prodotti consigliati che trovate nella descrizione di ogni video. Quindi, tolgo l'adesivo. Anche qui è meglio se mi faccio aiutare un attimino dalla forbice, perché io tendo sempre a prenderne troppo, alla fine stacco completamente l'adesivo anche dal pizzo, quando in realtà è molto più semplice il discorso. Allora, incolliamo. Stacchiamo solo un pezzo così evitiamo di mettiamo più o meno al centro così e incolliamo il nostro adesivo fino a che non ci ricongiungiamo dall'altra parte con l'altro lato, in questo modo qui. Ok, ora però voglio dargli. Allora, intanto stavo pensando, facciamo una cosa, dove l'ho messo qua? Quasi quasi ne aggiungo. Ma no, va bene così. Allora, prendiamo il washi tape, questo dorato, che mi avete visto anche questo usare tantissimo, ma a me piace un sacco. Perché dà veramente tanta luce e lo vado a mettere qui al centro
del pizzo in questo modo qui. Ora tagliamo. Così, e vedete che comunque dà subito luce al tutto. Ora però, per finire di decorare questo uovo, voglio fare una cosina carina. Adesso vi faccio vedere. Allora, vado a ritagliare con questa fustella. Io userò questa perché ho questa piccolina, voi potete usare quella che avete, su questi fogli che sono di biadesivo. Allora, questo è un biadesivo sottile che forse non vi ho mai fatto vedere. Praticamente è questo qui. Aspettate che lo tolgo dalla carta così si vede, perché sennò con la luce corretta non si vede. Allora, praticamente serve, questo è della Sizzix, serve praticamente da inserire prima di fustellare, in modo che quello che fustellate poi potete attaccarlo con il biadesivo praticamente. Io adesso, quello di solito si usa appunto nella fustellatrice, nella Big Shot, per fare delle fustelle più grandi, ma io comunque vi faccio vedere la stessa cosa. Utilizzerò semplicemente questo, quindi vado a fare un pochino di questi fiorellini. Aspettate, metto così, così cerco di non sprecarne. Ok, va bene così. Va bene. Ok. Quindi, praticamente questi sono, questi hanno il biadesivo. Questo è un biadesivo. Quindi io cosa faccio? Ne ho già fatte altre così. Allora, vediamo un po', eh. Un attimo, okay, ce l'abbiamo fatta. Allora io vado ad attaccare praticamente le mie stelline un po' su tutto l'uovo. Guardate, questo è un biadesivo molto molto sottile, quindi eccolo, attacco qui, vado a spargere un po' di fiorellini dappertutto. Allora, questo è sottile. Ok, vediamo se riusciamo, perché sennò ci mettiamo 3 ore. Ok, sì. Non capisco dove sia il biadesivo, è qua. Ok, quindi le metto un po' in ordine sparso. Ok. Allora, una volta attaccate le mie stelline, i miei fiorellini con il biadesivo sul mio vetto, c'è questo che non si vuole incollare, quindi lo togliamo in questo modo qua. Allora, voglio utilizzare questa cosa che con voi non ho ancora mai utilizzato. Allora, questi sono quei fogli dorati sottilissimi. Io ho preso questo, lo trovate, trovate anche questo nell'elenco dei prodotti, il Gold Reactive Foil, e utilizzerò questo per trasferire questa, diciamo, patinatura dorata sui miei fiorellini. Ora, visto che, come sapete, io non spreco mai nulla, visto che l'ho utilizzato per fare un lavoretto che, se avete piacere, potete vederlo sul mio profilo Instagram, perché l'ho pubblicato lì. Praticamente un lavoretto dove avevo utilizzato una parte di questo foglio che avevo ritagliato. Vedete che mancano dei pezzi, però posso utilizzare le parti rimanenti per decorare il mio uovo. E visto che, insomma, sapete che non mi piace sprecare la roba, vi faccio vedere come fare e utilizzerò questa parte, perché ce n'è tanta che è ancora da utilizzare, quindi non mi va di sprecarla. Per cui come funziona? Noi andiamo a prendere, niente, oggi non c'è verso, non riesco a prendere, a staccare le cose dal. Andiamo a prendere il nostro fogliettino, andiamo ad attaccarlo sul biadesivo, guardate un po', vi faccio vedere, schiacciamo bene in modo che
aderisca bene sul biadesivo e quando vado a staccarlo, vedete che la parte dorata rimane impressa sul biadesivo. Quindi nello stesso modo vado ad attaccarlo su tutti gli altri particolari. E così diamo un po' di luce a questo ovettino, in questo modo qui. L'ho perso, anche se non rimane perfetto in questo caso, sinceramente non importa, perché rimane un effetto un po' così, giusto un effetto di luce. Qui per esempio ho sbagliato, qua c'è un po' di colla. Voi capite che questa cosa qui la potete mettere. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Allora, ora vediamo un po'. Così, vi faccio vedere, così capite un po' la differenza. Dunque, se io vado sul biadesivo, così in questo modo, lo attacco bene bene bene, schiacciando bene 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 così, ok? Quando lo stacco, perfetto. Ma io posso anche fare un'altra cosa. Qua per esempio mi è rimasto sull'unghia perché c'è un po' di colla. Allora, io lo appoggio solamente, sporco appena appena, vedete che rimane appena un po' sporcato, che può anche essere una cosa carina, eh? Non è detto che voi dobbiate per forza riprodurre tutta la forma. È anche bello che rimangano solo dei particolari. Magari poi farò un video dove vi faccio vedere vari modi per utilizzare questo foglio con varie tecniche. Terminiamo con gli ultimi fiorellini, questi li facciamo, colliamo bene, così vedete vengono perfetti, e qua c'è l'ultimo, così. Questo vuol dire che qui ho ancora margine per fare altre cose. Quindi, allora, vediamo un po'. Vedete? Guardate, ci sono i fiorellini ben evidenziati e poi ci sono anche delle macchioline qui e lì di dorato un po' sparso, che rimane bello. Ora, anche in questo vado a mettere la mia decorazione. Allora, taglio un po' questo fil di ferro, perché tanto è inutile farlo così lungo, basta che sia più corto, quindi lo tagliamo, mettiamo la nostra colla, in questo modo qui, e vado ad inserire qui al centro, in questo modo. Ok, vedete che ho fatto le decorazioni chiaramente un po' in base al colore del nostro ovetto, e siamo a due. Per la terza ed ultima decorazione ho deciso di utilizzare questi fiorellini di carta. Sono dei fiorellini molto semplici, sono veramente dei fiorellini a bassissimo costo che ho preso tempo fa in un negozio. Quindi cosa faccio? Allora, li vado a togliere, vado a tagliarli, hanno il fil di ferro perché vedete sono così, sono, si possono anzi no, ho detto una stupidaggine, stavo facendo un errore, li stavo tagliando in punta per incollarli, invece in questo caso cosa vado a fare? Li vado a tagliare così, vedete, lascio un po' di, anche meno, lascio un pochino del fil di ferro sottile che c'è,
perché essendo l'uovo di polistirolo posso semplicemente fare che andarli ad inserire. Quindi tagliamo tutti così. Infatti il polistirolo si presta veramente a tantissime cose. Io ho fatto tutte le mie palle di Natale, tutte le mie palle, le palline del mio albero di Natale, le ho decorate con la tecnica del decoupage con gli spilli, del, come si chiama, del patchwork con gli spilli. Un'altra tecnica che ho fatto tanti anni fa, che mi ha divertito da matti, e ho fatto tutte queste palline di polistirolo con stoffe, strass, paillette, ne ho fatte veramente di ogni cosa e sono bellissime. Tra l'altro io non ho pensato di farne qualcuna durante il periodo di Natale perché diciamo che esula un po' da quello che è le mie tecniche, la carta, però non escluso che l'anno prossimo invece ne faccia qualcuna perché comunque è una tecnica semplicissima. Ed è troppo carino, si può utilizzare la, non so, la stoffa che a volte va, ci si hanno degli avanzi di stoffa, ma è proprio bella. Poi, non so, io ho fatto delle palline che sono venute bellissime, il mio albero è stupendo. E quindi ogni anno ne aggiungo qualcuna, perché ogni tanto arrivano i miei amici, ah, okay, che belle qui, e se ne porta via qualcuna e io devo sempre riempire l'albero. E con la stessa tecnica si possono fare anche le uova di polistirolo. Quindi, fatemi sapere nei commenti perché se vi fa piacere, adesso non ci stavo più pensando, ma in effetti ho fatto anche le uova, meno perché dal momento che appunto l'albero di Natale si sa, addobbi, Natale, eccetera, invece a Pasqua è una cosa un po'. Insomma, gli addobbi sono un po' minori perché insomma il giorno di la Pasqua arriva e passa molto velocemente. Comunque, se vi fa piacere, scrivetemelo nei commenti perché possiamo farci tranquillamente un bell'ovetto con la tecnica del patchwork con gli spilli. Ed è una cosa molto, molto carina. Allora, torniamo a noi. Ho tagliato tutte le mie roselline. Vedete che in questo modo qui, sperando, adesso ci provo perché questo è sottile, ma secondo me ce la faccio. Non riesco a bucare la carta, aspettate, sono stata troppo. Sì, ci vuole solo un po' di pazienza in modo da far entrare la prima volta. Anzi, facciamo una cosa, mi è venuta in mente una cosa, Bisogna ingegnarsi. Allora, io prendo il mio spillo, che è decisamente più rigido del fiorellino, quindi vado a forare, quindi mi creo la mia apertura un pochino e vado ad inserire la rosellina. Ok, infatti funziona, vedete che, come vi dico sempre, bisogna ingegnarsi. Ok, e ho attaccato la mia rosellina. Adesso vado nello stesso modo perché visto che ha funzionato, buco e vado ad inserire tutte quante le roselline. Tra l'altro ho tagliato anche gli steli un po' troppo lunghi, potevo farli decisamente più corti. Magari adesso gli altri li taglio così evito di. Sì, facciamo che li posso tagliare perché questi sono fin troppo lunghi. Quindi faccio subito questa operazione. Tanto sono talmente leggeri che non c'è bisogno che il filo sia così lungo, non si staccheranno mai più, quindi facciamo così, così faccio più in fretta. Ecco, questi fiori chiaramente vedete non li avevo mai usati per fare questa cosa qui perché mi è venuto in mente oggi per non fare tutte le uova uguali. Ok, così in questo modo diventa tutto più semplice. Ok, perfetto, adesso sono della misura giusta. Qui li metto un po' più vicini e farei un gruppettino, non faccio come ho fatto prima il disegnino, anche per cambiare un po', per fare una decorazione un po' diversa. E poi vediamo se ci piace, perché voi lo sapete che io ho pensato di farli così, ma non sapevo mica come venivano. Sì, ho fatto il buco ma non lo vedo. Oh, aiuto, che tristezza. Mamma mia, non so, ditemi voi cosa ne pensate di questa cosa qua. Io no, io
Non so se ve l'ho già detto, ma il fatto di non vedere più bene, cioè bene, da lontano vedo benissimo, però da vicino, ahimè, non vedo più tanto bene, ma questa cosa mi ha veramente, veramente cambiato la vita, mi fa molto, molto innervosire, perché mi dà fastidio. Però vabbè, tanto non ci posso fare nulla, quindi immagino che anche voi più o meno... Almeno le persone che ho conosciuto un po' di più tra quelle che mi seguono, triche branca, hanno un po' più o meno la mia età, o giù di lì. Quindi c'è chi magari è messa peggio di me, perché sicuramente c'è anche chi è messo peggio di me. Poi c'è chi all'inizio e quindi comincia ad avere i primi sentori di una vista da vicino che non c'è più. E vabbè, comunque ci sono cose peggiori. Va bene così. Ok. Allora, questo è come li ho piazzati. No, non mi piace. Devo tirare via questo perché non mi piace, messo lì. Sì, direi che lo piazziamo qua che rimane più bello, decisamente. Ok. Taglio perché questo era ancora lungo. Così. E lo mettiamo qui. Sì. Direi che è più bello. Anche questo, boh, non mi piace. Guardate che lo sto facendo insieme a voi, eh. Non è che se sì, quello anche non mi piaceva lì, lo metto qua. Sì. Così forse direi che ci siamo. Vediamo un po'. Adesso ve lo dico, se mi piace. Ok. Qua ci voleva una diretta. Così mi dicevate voi in diretta. Sì, va bene, sì, non va bene. Sì, così mi piace di più. Così. Facciamo stare dentro i nostri. Ok. Perfetto. E così anche il nostro ovettino con questi fiorellini è terminato. Adesso non ci resta da fare nient'altro che andare a decorare la parte superiore delle uova. Quindi per la decorazione sulla parte superiore degli ovetti non faccio nient'altro che andare a puntare del nastro che ho preso tinta naturale, così tinta ecru, tinta tortora che vado a puntare sempre con i miei spilli, visto che c'è questa comodità, sulla punta dell'uovo in questo modo, perché così almeno se li voglio legare lo posso fare. E poi non ho fatto nient'altro che fare dei fiocchettini dello stesso colore, insomma, che si abbinassero diversi, di colori diversi che si abbinassero alle uova. Ed anche in questo caso cerco di puntarli direttamente con gli spilli, magari qui nella parte sotto dove non si vede, metto due spilli, uno da una parte e uno dall'altra, in una parte nascosta, così tipo qui. Ok, faccio vedere. Così lui non si muove più ed è perfettamente bloccato in questo modo qui. Quindi abbiamo il nostro primo ovettino, così. Magari potrei tagliare ancora un po' di più, ma no, è carino così, lo lascio così. Quindi abbiamo il primo, idem facciamo sul secondo. Ok, mettiamo qui. Al centro spillo, bene, qui ho preparato questo fiocco sul giallo che vado a puntare, così in questo modo si puntano meglio e si fa anche più in fretta, perché comunque la colla quando bisogna puntare dei fiocchi così, o si usa la colla magari a caldo che prende subito, ma non mi piace perché io la uso pochissimo la colla a caldo,
perché in effetti subito è funzionale perché attacca a qualsiasi cosa. Però poi non sempre ha questa resa così, perché ogni tanto magari poi ho visto delle cose che incollate con la colla a caldo che poi magari si scollano e non è una bella cosa, quindi la uso, non la uso molto, dipende un po' da cosa, ma qui preferisco, visto che c'è la possibilità, preferisco decisamente utilizzare gli spilli. Allora, vediamo se riesco a lasciarli così un po' in piedi che si vedano. Ok, facciamo l'ultimo. Quindi spillettino, puntiamo qui a metà, ok, bene così, no, l'ho puntato un po' non al centro, quindi ne metto un altro perché, ok, così siamo più tranquilli e ora andiamo a puntare il fiocchettino che in questo caso ho fatto con del nastrino che è un giallo pallido quasi bianco, mi sembrava fine così. E puntiamolo con i nostri spillini. Voi chiaramente potete utilizzare gli spilli classici, se, perché magari non avete questi che ho io, che sono semplicemente degli spilli corti che servono proprio per la tecnica che vi dicevo prima del patchwork con gli spilli. Ok, ed anche questo l'abbiamo incollato. Guardate un po'. Quindi il video è stato un po' più lungo, ma non tanto per come realizzare gli ovetti, perché ve l'avevo detto che erano delle cose semplici, ma solo perché chiaramente facendo delle decorazioni diverse ho cercato di farvi vedere un po' delle tipologie per decorarli, però sono tutti molto 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 semplici, quindi lasciatemi poi sui commenti quello che ne pensate. E anche il video di oggi è terminato, come vi dico sempre, se avete dubbi, domande, cose da chiedere, scrivetemi. Se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E aspetto tanti commenti che sono molto felice, anzi vi voglio ringraziare perché finalmente i vostri commenti mi tengono compagnia dopo che esce un video, perché così so quello che pensate, se sto procedendo nel verso giusto. Per me sono veramente 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 importanti, per me e per tutte le persone come me che fanno video, insomma, perché comunque per noi il vostro riscontro è fondamentale, sapere se stiamo facendo bene, se vi fa piacere. Perché vi assicuro che all'inizio, quando appunto facevo i video e non c'era mai un commento, non è una cosa che invoglia molto ad andare avanti. Invece in questo momento ormai devo dire che sono veramente veramente contenta perché i vostri commenti mi tengono veramente compagnia e quindi vi ringrazio anche per questo. E non vi rubo più tempo, visto che insomma anche per oggi qualche cosina ve l'ho fatta vedere, fatemi sapere se vi piace. E non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!